Ciao a tutti ragazzi, se ci sarà un po' di rumore di sottofondo in più questa volta, beh, perché ho aperto la finestra che stavo morendo di caldo, sì, qua c'è ancora caldo, non so da voi, e nel mentre mi ascolteranno anche gli operai che ci sono di lì che stanno da mesi riparando quella casa e veramente non ne posso più, poi si mettono davanti la finestra con la sigaretta a non fare una beata minchia e proprio mi stanno sentendo perfettamente perché sono vicinissimi, ma a me ne frega meno di niente. Ma hey, di cosa parleremo oggi? Parleremo dei linguaggi di programmazione, quelli che servono per fare i videogiochi e non solo. E comunque, se ci sono dei pignoli in ascolto, saranno anche linguaggi di markup e linguaggi di scripting, quindi non ditemi che non ve l'ho detto. Ma adesso iniziamo. C. Questo è il primo linguaggio di programmazione, e mamma mia che battuta triste, che poi non so nemmeno se si possa considerare questa battuta, quelle a tennis si fanno. Ok, mi vado a rinchiudere. Comunque, stavamo dicendo, il linguaggio C ve lo consiglio? Sì, perché in qualche modo vi può aiutare all'inizio, soprattutto se state appunto iniziando in questo momento a programmare, perché il linguaggio da cui sono partito io stesso è il primo linguaggio che ho imparato a scuola e diciamo che è la base di tutti i linguaggi, o di quasi tutti i linguaggi, perché molti sono detti C-like, appunto perché gli assomigliano nella forma, nelle funzioni e in tante altre cose. Però c'è da dire che non è un linguaggio che viene utilizzato nella programmazione di videogiochi, quindi appunto se volete in qualche modo velocizzare il processo per imparare a programmare solo e esclusivamente quelle cose, è meglio evitare di imparare anche questo linguaggio e passare ad altro. Però se volete in qualche modo entrare nella mente della programmazione, vi può essere utile. C++ oppure C++ non è altro che il linguaggio C con delle aggiunte, con delle funzioni in più e anche il codice è molto più semplice da scrivere. Infatti potreste anche benissimo partire da questo. Inoltre questo linguaggio viene sì impiegato nella programmazione di videogiochi, è molto richiesto, quindi ve lo consiglio caldamente. C Sharp, questo è un linguaggio che io ho utilizzato tantissimo, continuo ad utilizzare per il motore grafico che utilizzo, è veramente indispensabile e infatti poi vi parlerò anche in un futuro video dei linguaggi, sì, vabbè, dei motori grafici e appunto questo linguaggio è molto semplice anche da imparare e non è altro che simile a C++ e a C. Ma appunto è molto più semplice da imparare anche perché ci sono tantissimi tutorial su YouTube che te lo spiegano anche abbastanza bene. Ora c'è Java. Java è un linguaggio che proprio per me è odioso, veramente lo odio con tutto il mio cuore perché per fare una cosa devi scrivere un'infinità di righe di codice, purtroppo però l'ho dovuto imparare sempre a scuola. Per fortuna però per quello che faccio non è impiegato, quindi per il motore grafico che utilizzo non serve, però nella programmazione di videogiochi non riesco più a parlare. È veramente molto richiesto, viene utilizzato da molti motori grafici e inoltre se dovete semplicemente fare dei programmi o dovete appunto fare il programmatore per un'azienda, sicuramente questo è un linguaggio che viene molto richiesto. Quindi se proprio vi serve utilizzatelo e imparatelo, altrimenti passate oltre ed evitatelo come la peste. Ok, ora parliamo di HTML che è un linguaggio che adoro, è veramente molto semplice, però nella programmazione di videogiochi praticamente non viene utilizzato, a meno che appunto non c'è proprio qualche motore che utilizza proprio questo, ma è veramente molto difficile, però HTML è veramente indispensabile per fare delle pagine web. Quindi se dovete fare quello, assolutamente ve lo consiglio, altrimenti no. Poi abbiamo JavaScript che insieme ad HTML è molto utilizzato sempre per le pagine web e io lo utilizzo anche per la programmazione di videogiochi. Molti credono che appunto venga impiegato soltanto per le pagine web, ma non è così. È molto semplice anche da imparare e veramente si possono fare delle cose carine con questo linguaggio, quindi ve lo consiglio vivamente.
Sempre legato alle pagine web c'è CSS, che è un linguaggio che appunto conosco anche questo, non tantissimo, però insomma ho cercato di imparare anche questo, non è troppo difficile, ma appunto per la programmazione di videogiochi non serve quasi a niente. È raro vedere qualche motore grafico che lo utilizza. Invece PHP è un linguaggio che può essere impiegato, ma soprattutto per quanto riguarda i videogiochi online e multiplayer. Infatti io stesso l'ho utilizzato insieme a SQL o SQL, che è un altro linguaggio, e appunto è indispensabile se dovete immagazzinare dei dati in un database. Perché abbiamo PHP, che è sempre un linguaggio lato server che serve appunto per comunicare sia con le pagine web sia appunto nei videogiochi per cercare di immagazzinare i dati, e poi SQL è il linguaggio che gestisce proprio il database e sa dove immagazzinare i dati esattamente. Poi sarai tu a dirgli dove, quando e perché. No, forse perché non c'è bisogno di specificarlo. Quindi ve lo consiglio solamente se dovete fare questi giochi online, però appunto se state iniziando adesso è meglio evitare di fare questi giochi che sono ben più complessi. E adesso direi di introdurre la pecora nera dei linguaggi di programmazione, che è l'Assembly, un linguaggio che è veramente terribile. Per me ci sono volute le cannonate per impararlo, però sono stato costretto ad impararlo a scuola. Ed è un linguaggio che non serve praticamente a niente, quantomeno ai giorni nostri, ed è un linguaggio molto vicino alla macchina, per questo molto complesso, e quindi molto vicino al computer, e serve principalmente ancora per fare l'hardware del PC, quindi per programmare schede madri, schede video e tutti i vari componenti. Quindi a meno che non dobbiate fare proprio questo tipo di programmazione, evitatelo. Abbiamo poi anche il linguaggio Python, che sinceramente non lo conosco, non l'ho mai imparato per via della mancanza di tempo e anche perché sinceramente non mi serve per quello che devo fare, e quindi appunto se utilizzate il motore grafico che utilizzo io, e poi in un successivo video ne parlerò dettagliatamente, non vi serve, però alcuni motori lo utilizzano, quindi potrebbe anche esservi utile. Poi per quello che ne so è un linguaggio molto rigoroso, veramente dove devi seguire le regole che ti impone, perché altrimenti poi è un casino. E quindi si direbbe abbastanza difficile anche da imparare. Nel mentre è calata l'oscurità così tutto ad un tratto, ma comunque adesso parliamo anche di RPG, che non vuol dire role playing game oppure gioco di ruolo in italiano. È quello che pensavo io all'inizio, ma in realtà è un linguaggio di programmazione veramente molto datato ormai, che veniva utilizzato e viene utilizzato nei sistemi IBM, come ad esempio la S400. Anche questo è un linguaggio che conosco, che ho imparato più che altro per curiosità, perché non è che mi serviva a nulla, ma comunque è un linguaggio che è molto molto complesso ed è per questo che ve lo sconsiglio. E appunto, a meno che la vostra azienda dove lavorate come programmatore o che altro, non so, appunto, a meno che non vi obblighi a impararlo per utilizzare il sistema IBM, è meglio evitarlo. E poi neanche ve lo sto qui a dire, ci sono anche tanti altri linguaggi, come ad esempio Fortran, COBOL, e non Fortnite, ma Fortran. E sono dei linguaggi veramente molto datati, molto vecchi, antichi, che non utilizza più nessuno. Io infatti nemmeno li conosco. E sono dei linguaggi che vi sconsiglio proprio perché non li utilizza più nessuno. E dubito anche che si possano fare dei videogiochi con questo. Forse al massimo Pong, che è il primo videogioco mai uscito. Bene, adesso tocca a voi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, voglio vedere ogni dubbio, ogni domanda, insomma ditemi tutto ciò che pensate, se pensate che io abbia torto, se pensate che è giusto quello che ho detto, se magari conoscete i linguaggi, ovviamente non parlate così a vanvera se non li conoscete. Iscrivetevi al canale per vedere altri video riguardo i videogiochi, come farli, come progettarli, e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, che come sempre lo trovate nella descrizione. Con questo è stato un piacere, io vi saluto e ci rivediamo come sempre in un prossimo video. Fatemi sapere anche quali altri video volete vedere qui sotto nei commenti. Ciao a tutti!